Ciao a tutti, buonasera a tutti, la 25esima diretta mia e di Bruno Di Folco, che tutte le sere alle 6 e tre quarti siamo insieme. Questa sera per raccontare le storie del tennis tavolo, che è tutto passione e ricordi per il livello che possiamo avere in Italia, il personaggio che io non conosco molto bene, perché purtroppo me l'hanno presentato chi già più di me era nel tennis tavolo, ma che io ho sempre visto, pur non conoscendolo, come un grande personaggio, un maestro. L'ho sempre sentito nominare come maestro, ma quando l'ho sentito parlare le prime volte mi sono innamorato anch'io e mi sono emozionato come in questo momento qui, perché è qui con noi uno dei personaggi più del tennis tavolo, Roberto Migliarini. Ciao Ciao Roberto. Roberto! Salve ragazzi, vi ringrazio dell'attestato di stima, sai, ma comunque dai, procediamo. Meritatissimo, meritatissimo. Ma è amicizia, stima amicizia. E anche, scusa, dovrei correggere un attimo, Alberto, perché anche del tennis tavolo del presente, perché Roberto allena tutti i giorni, non in questo periodo ovviamente, anzi soffre molto questa mancanza di andare in palestra, giusto Roberto? Eh sì, Ma lui temo di allena sì. tutti i giorni, quindi isola che non c'era, vicino a casa mia, a Casal Palocco, lui tutti i giorni è in palestra. Senti Robè, ma te quando stai in panchina che alleni, quando stai in palestra che alleni, stai come te vedo a Terni, sempre con le braccia dietro la schiena, con le mani dietro la schiena, così? Non sei uno di quegli allenatori che gesticolano, che tirano più toe spin dell'allievo? Sai quegli allenatori che fanno No. tutti quei movimenti? Te lo parli, lo No, è come spieghi. dici tu, sono abitudini, dai, sono cose istintive, non è che sono programmate. Del Cioè, sono cose di resto, tennis tavolo, è così. allora ti saluto. colui con il quale... Dimmi. Scusa Roberto, ti volevo solo mandare i saluti di tanta gente che è in chat, da Antonello Grancini a Mario Gabba, anche i giovani, Emanuele Picchetta, Mauro Fedeli, Silvio Pero, ma ce n'è tantissimi. Ti salutano tutti, ti abbracciano tutti. Adesso non ti Daniele interrompo più. Sabatino. Daniele Sabba, Vai. sì, non ti interrompo. Ricambio. Certo, Vai, vai pure. fare un'intervista a me, diciamo che abbraccia un periodo molto, molto lungo. Siamo più di 50 anni che sono sul campo di battaglia. Eh sì, un campo di Cominciato battaglia. il ping pong per passione, ma per curiosità, poi piano piano le cose mi hanno spinto a fare l'allenatore, dopo essere passato da giocatore anche, no? Penso che sia stata utile l'esperienza da giocatore, sia pure scarso, perché mi ha insegnato quali sono le reazioni, i sentimenti di un giocatore impegnato in gare anche importanti, insomma, no? No, Bisogna avere, scusa, sapere anche quello che scusa, provo. Robè, scarso quanto? Scusa, scarso quanto? Perché voglio dire, io non sto Seconda neanche. scarpa. Ah, una Seconda pippa, scarpa. insomma. Allora, Sì, una pippa seconda, via, insomma. Come ce n'è pochi poi alla 2-4. fine. E Ecco. beh, insomma, almeno te, perché Bruno è stato un terza scarso. Io neanche quello sono stato, quindi sto proprio qui per sbaglio, eh. Vabbè, Allora, diciamo che così. quindi tu hai smesso la tua attività da giocatore e hai quasi subito ad allenare. Ti sei messo subito ad allenare? Certo, per forza. Avevo una società da mandare avanti, la Marbert, no? Che hai E sono fondato? venuti anche. La Marbert Roma l'hai fondata? Sei tra i soci fondatori? In tre eravamo io, e Marchei Bertolazzi, Marbert. Era molto affezionato alla Marbert, eh? Il passaggio al Paglioli mi è costato molto sotto l'aspetto emotivo, anche perché devo dire che Marchei era una brava persona, insomma. Però era maturata in me la convinzione che se non, siccome il Paglioli era in grossa crisi, era appena iniziato ed era in grossa crisi, perché c'era della gente che forse non meritava la fiducia del presidente De Martini, no? E vedevo De Martini scoraggiato,
E vedevo nel Parioli delle prospettive maggiori rispetto a quelli della Marbert. Io parlo come società, capito? Il Marini gioiello, era uno di. ricorda chi era il gioiello dell'epoca della Marbert? Il gioiellino. Ma ce n'erano diversi, a parte Giuntella. A parte Giuntella, ce n'erano di meno. Ci sono stati di più scarsi arrivano seconda, eh? Ecco. Uno, tre, quattro, cinque, ma come tu, che devo dire? Rischio anche di far torto a qualcuno, perché Certo. l'altro era uno che ho perso, era uno che aveva fatto una partenza strepitosa, arrivare seconda a Parigi, no? Al torneo di Parigi tra i perdenti, per un ragazzino. Allora parlo, non era una cosa facile. E che devo dire? La prima gara che abbiamo fatto come squadra junior siamo arrivati in finale. Siamo arrivati in finale, c'avevo due NC e un seconda categoria. In Italia, questa era una gara nazionale. Seconda categoria, mi dissi, questi non mi portano un punto. Io non ero mai stato ad un torneo e dici, guarda che possiamo vincerli. Ma non perché fossi matto, perché una previsione del genere è quantomeno azzardata, ma perché sapevo che i nostri facevano bene il top, era gente non conosciuta, ma il top non era diffuso, non sapevano arrangiarsi, immaginavo che avrebbero avuto difficoltà. E perdemmo 5-4 con una squadra pugliese, mi pare sia la Fiacco, non so se ho sbagliato, c'era, Fiacola Castellana. e sì, penso. E in seconda categoria portò 0 punti, 5-4 in finale, quindi tutti i punti INC, penso un po', perché quell'altro era pallettaro, pallettaro, però quel gioco lì ho capito, Insomma, e gli altri erano le 2 prime 2 gare. Il top spin le erano le prime prime gare dove si gare, poteva. campionati italiani juniores squadre. E ti ricordi E dove si fecero? comunque, nel nord non so se vigevano qualche parte o l'intorno, comunque nel nord mi pare, Un credo grande vigevano, viaggio, mi insomma. Un pare. grande Passava un po' viaggio, di tempo, direi. eh? Sì. Io senza allenatori poi loro, eh? Senza allenatori, perché io restavo a Roma, quindi questi hanno giocato praticamente da soli, pensa un po'. Comunque, guarda, erano i primi tempi del top. Il top è un colpo nel quale io ho creduto sin dall'inizio, quando mi prendevano per matto. Perché non Non è che tutti l'ho visto fare. pensavano fosse un colpo decisivo? Alcuni pensavano che non fosse. Assolutamente no, per carità. E dicevano che tutta quella fatica per fare sto top, io lo vidi fare da un tedesco. Io mi difendevo anche discretamente, insomma, questo qua era un garista, lui non era uno preso per la strada, però non riusciva a vincere perché ne prendevo tante e poi alla fine appunto lo faceva lui, quello tirava su, tirava su, tirava su, da dritto, da rovescio, c'era Santi alla fine. A che, visto che non riusciva a prendere quella famosa palla, ho provato a bloccare, dico, ma se blocco questo riesco pure un po' a metterlo in difficoltà, perché era pure un po' zoppetto, tipo lasciamo perdere, tipo. Quindi, Sei riuscito a bloccando, bloccarlo? sì, un po', ma con la barna non è facile il blocco, capito? Il blocco del barna è molto difficile a fare, capito? Per cui alla Certo. Ah, certo. fine, non, sì. Teoria potevo fa fatto qualche punto in più, però a Roma poi ho deciso di impiantarlo questo colpo. Ma non lo faceva nessuno in Italia, mi pare che lo faceva Cossutta, un certo Cossutta di Trieste, una soffitta di Trieste che ha vinto il titolo italiano anche, Beh, no? Non, ma perché non le prime faceva il gomme, top. chi era riuscito ad avere queste prime nuove gomme che grippavano, mentre prima si riusciva a giocare solamente in un altro La modo, no? palla stai preso, sì. Ma le prime gomme lì ce l'ho viste proprio da questo tedesco,
L'ho vista questa, c'aveva una gomma butterfly normale, Tamasu Butterfly, una racchetta, e una Yasaka Johansson. Quelle le prime gomme lisce che ho visto, e poi abbiamo. E ho cercato ho insistito. Mi prendevano un po' in giro, poi piano piano mi è passata la fantasia. Perché Non ridevano più, quando i tuoi effettivamente. dicevano, No, non per ridevano niente. Hanno smesso in tanti, hanno smesso. E capirai. Donna, Ascolta. Vabbè, dopo. però guarda che poi però il modo con cui io facevo fare il toppe, non è che l'ho copiato dagli ungheresi, no? Che poi l'avrebbero fatto. Ma ho semplicemente provato, come si dice, in corpore vivi, ho provato a fare degli esperimenti perché il problema era venire a capo di quelle difese, cioè, tutti erano bravi in difesa, in palleggio, quindi Certo. uscire da quel gioco noioso che non potevo vedere, cioè, anche se io sono colpevole al riguardo, però, certo, però bisognava battere quelle difese là, quindi l'imperativo categorico era tirare su la palla e costringerli a alzare la palla e quindi chiudere, capito? Per cui il principio fondamentale del top era quello di apertura più che di chiusura, no? Poi col tempo, però il mio movimento era a braccio destro, E perché anche con la differenza di materiali che negli anni, no, sono diventati molto diversi, sì, quindi ma anche te dirò che anche quelle prime gomme Butterfly erano buone, le racchette erano più lente ovviamente, però ci riusciva a dare effetto, eh? oh, quindi Sì. l'evoluzione del tennis tavolo, tu sei conosciuto in Italia appunto per il top a braccio teso, no? Tanti giocatori che noi vediamo ancora giocare adesso fanno il top come gliel'ha insegnato Roberto Migliarini. Secondo te, con i Sì. nuovi materiali, e poi la domanda che ci fa anche Paolo Bargagli che ti saluta, con i nuovi materiali, con la nuova pallina più grande in un materiale diverso dalla celluloide, ha ancora senso iniziare così il top anche nell'insegnamento che bisogna dare ai ragazzi, eh? Guarda, la verità sta nel mezzo. Indubbiamente queste nuove norme, questo passaggio alla plastica che è dovuto a motivi di, lasciamo perdere, c'è Business. sceso sì, è quello lì, è chiaro, no? Evidentemente un po' di sconquasso l'hanno portato, seguito lo ha portato. Diciamo che la rotazione sia in avanti che dietro è molto diminuita. C'è stata un po' una svalutazione del colpo dal punto di vista tecnico. Quindi, però, il discorso qual è l'alternativa? L'apertura esiste sempre, da che mondo è mondo. Io non ho visto mai gente che la prima palla si mette a sparare, insomma, devono sempre aprire. Quindi il problema è, mi conviene dargli un po' più di rotazione o non darla? Io direi che quel poco di rotazione che prende sarà meglio di mettere una palla liscia. Anche perché gli avversari così ti fanno nero in quel modo se gli rispondi male. Quanto poi al fatto dice perché ancora senso, il proprio braccio teso risponde ad una regola semplice, semplice della biomeccanica. Non è che l'ha detto Migliarini, l'ha detto anche Costantini, che Costantini, come sai, apparteneva a una società con un altro indirizzo tecnico e tattico, insomma, Con il no? maestro Quella di Pettinelli. Senigallia. Però qual è il motivo? Il motivo era che tanti anni fa già cominciò un certo Demetrovic scrivendo su Technique pour tous, che era una rivista dell'epoca, diceva che il movimento a braccio lungo si è sprecato da più velocità periferica, esattamente siamo a rapporto da uno a mezzo. Questo purtroppo non è la regola del Migliarini, è una regola del buon Dio. Io ho visto, se Fisica, voi fisica. guardate bene, diciamo, ci sono delle regole molto vecchie, però funzionano ancora. Pensate per esempio alla legge di gravità, avete mai visto volare i somari? No. È vecchia questa legge, però ci rimane sempre per terra.
Capito? Il discorso altro discorso è quello dell'utilizzazione di un colpo. Cioè, io capisco che ci siano dei problemi, ma ci sono anche per me. Io che ho postato quel tipo di colpo, ho postato. Poi il mio modo di insegnare coincide per caso con quello degli ungheresi, ma addirittura nel tipo di allenamento. Si allenavano così come facevo io con i miei. Per impostare quel tipo di colpo. Cioè, risponde ad una logica per dare la massima velocità periferica su. Poi l'altro problema, c'ho il tempo o non ho il tempo? Mi conviene o non mi conviene? Questo è un discorso diverso, che non sempre nel nostro gioco tu raggiungi la posizione perfetta per poter forzare un colpo. Oltretutto, più veloce tiri, più veloce torna la palla. Quindi è un po' come nella box, quando uno cercasse il colpo definitivo subito, no? Il KO va al tappeto dopo due rounds, capisci? Cioè uno deve tirare forte, ma deve tirare forte in modo che l'avversario sia costretto a saltare oppure ci abbia possibilità di perdere punto. Non puoi tirare subito. Se i tiri forte, ma tiri addosso, adesso sono bravissimi da blocchi, per cui sai, se i tiri forte addosso, quando stanno loro, te la prendono. Il discorso se ha un senso. Il senso ce l'ha soltanto quando tu vuoi tirare forte. Se tu non vuoi tirare forte, non fai altro che accorciare una leva. Però se tu lo sai fare lungo, lo fai anche corto, non c'è problema. Non è che uso mai Quindi dire a uno, guarda, non top e non vai, ma per carità, lo fai uguale. Un nella conto saperlo fare, un conto non poter fare altrimenti. Poi notate bene che queste nuove palline che pesano anche di più, si fa anche un bello sforzo. Quindi pensate quando stanno lontano dal tavolo, e capita a tutti, vedo, di giocare lontano, quanto dispendio di forza ci vuole. Mentre col braccio lungo tiri forte, la invece col palla braccio corto non tiri forte. E infatti Roberto, da quando sono aumentate le palline e poi ancora sono cambiate in plastica, sono aumentati molto anche gli infortuni ad alto livello, sono aumentate anche le preparazioni fisiche per affrontare, come dici te, perché la pallina è piccola, ma basta che pesi qualcosina in più e meccanicamente tu fai uno sforzo che è quasi sovrumano per tirare la palla decisiva che poi magari adesso ormai te la pigliano. Perciò mi sembra di capire Sai. che il tuo modo di ragionare non è tanto sulla bontà o meno del nuovo tipo di materiali o di palline, tanto il tuo modo di vedere il tennis tavolo è sempre di adattarsi a quelle che sono le situazioni o quelle che sono i materiali, o no, o mi sbaglio. Certamente, per forza ti dirò di più. Tanto qualche anno fa un giocatore di Roma che andò a Treviso, si trasferì, no? Fu convocato De Vito, no. ai loro raduni, fu convocato insomma per i raduni della nazionale. No, ti Della chiedevo, c'è nazionale. un altro romano adesso, De Simone De Vito, Vito, ma lo conosco, Simone De Vito, Roberto? che tu conosci, che anche lui si è trasferito a Simone. Treviso. Credo che Roberto, È Simone lui, De è Vito, è lui. lui, sta parlando di lui, perché È Roberto lui. dovete sapere che tutti gli anni, quando ci sono quelli che una volta erano i giochi della gioventù e adesso sono i giochi studenteschi, Roberto va in quelle manifestazioni esclusivamente per cercare dei ragazzi predisposti al nostro sport. E Simone De Vito, che tu pensavi non fosse, Cioè, invece un no, po' perché meno, stava parlando come se fossero tanti, tanti anni fa. Ho sta detto, ce n'è un parlando altro proprio di. allora. No, sta parlando proprio di Simone, di uno dei Ah, tanti. eccolo. Come dice Rosario Troilo, se Roberto Migliarini ha creato tutti i giocatori di buon livello, un motivo ci sarà. Andiamo avanti. Stavi Se no non lo raccontando. chiamava, se no non lo chiamavamo. Simone De Vito mi fece un discorso di quelli, sempre la solita diatriba, braccio lungo, braccio corto. Disse: ma guarda, abbiamo visto nella nazionale dei filmati dei cinesi. Se
sono delle volte che mi sembrava che lo facessero come dici tu, delle volte che invece lo facevano diversamente, ma per forza, in una situazione del gioco, a seconda della convenienza o della possibilità. Però è chiaro che quando quelli hanno l'occasione di tirare forte, alla massima forza, l'assoluto, difatti fanno certi movimenti così lunghi che a me mi avrebbero condannato all'ergastolo, insomma, a confronto. Quindi, Io giocavo ancora stretto a confronto a questi, eh? certo, quindi Capito? Per cui. per farlo capire, insomma, questo concetto, perché si discute in Italia da 30 anni, da 40 anni del top a braccio teso di Roberto Migliarini. Il top a braccio teso non bisogna fare solo il top a braccio teso, No, eh no. bisogna nella progressione saper fare il top a braccio teso, ma poi anche il top stretto più corto, giusto, Robby? Bisogna farlo in tutti i modi, perché nelle circostanze di gioco che sono così variabili, diciamo una cosa che molti confondono. Questo, bisogna ragionarci un po' sopra, la velocità, il tempo di esecuzione con la velocità che si dà alla pallina. Qualcuno pensa che colpendo la palla anticipata, no? La palla cammina più forte. Questo è un assurdo, sempre in conformità di quella regola di fisica, ma, e biomeccanica. Ma pensate poi una cosa, il block è il colpo che richiede meno tempo di preparazione, no? Ma sarà mai il block sarà più forte di una schiacciata, di un top, ma neanche per sogno, Certo. capito? Eppure quello è il tempo che si prepara e si conclude in minor tempo. E quello ti dà anche il motivo per cui si anticipa la palla e bisogna anticiparlo, io parlo senza il top si può fare senza anticiparlo. Scusa, è Chiaro. l'audio di Alberto. Ascolta, È tu chiaro. hai anche lavorato per la Federazione Italiana, no? Tu e Vittorio Longi eravate, racconta quel periodo. Formazione giovanile, sì. La famosa formazione giovanile che ricordava anche Totò Caruso che ti saluta in chat. Vedi, si dice, i latini dicevano laudator tempori sacti. No, io non sono uno che dice ai tempi miei, non è vero, io mi sono sempre adattato, io ho fatto fare il top del rovescio. Tra i primi sono stato uno di quelli a seminare il top del rovescio che adesso l'hanno dimenticato in favore della specie del block che tira la palla a 5 all'ora. Ma il top del rovescio, dal primo a credere a farlo fare. Eppure è stata una cosa nuova. Se ci sono delle cose nuove, delle cose utili, le abbraccio volentieri, ma se mi vedo proporre sempre la solita minestra riscaldata, siccome io cioè, con la memoria vado molto dietro, no? Mi presentano come si chiama banana, no? La banana la facevo pure io, penso un po' quando giocavo, una specie di svirgolata del mezzo clip. Adesso, bravo, adesso si apre molto Adesso con le vanno banane. tutti. Rovescio e Sì, quindi. la banana, per tutti. Sì, lo facevo pure io, facevo sulla palla tagliata, specialmente, sai, ma adesso lo fanno sul laterale, soprattutto ma non è Dal niente dritto di di nuovo, rovescio. tutto è utile, parliamoci chiaro, tutto è utile nel ping pong, non è che c'è o il colpo solo così o. Diceva Pettinelli una volta, e io lo approvo integralmente, diciamo, le partite si vincono anche sulle palle inattive, le palle morte, sapere, c'è un sacco di mezze palle, che mezzi colpi, no? Che uno, un giocatore pratico, sta a cavarsela, diciamo, no? E deve fare, non può fare il colpo classico, ma fa mezzi colpi, no? E quello è importantissimo nel gioco, perché se vince la partita in quel modo, capito? Certo. Quindi adesso è diventata una questione, una specie di fedain, ci stanno, capito? Sì, ci Vai sono lì, fai gli così, estremisti. Gli gli estremisti estremisti non si rendono conto perché pensa che qualcuno te poi sei mi stato ricorda. considerato un estremista quando invece non lo eri assolutamente, anzi sei per la varietà di gioco partendo da certi principi. Certi giocatori li ho vedevo che non erano
Siamo perfettamente, erano un pochino fuori dal coro, l'ho lasciato fare, qualcuno l'ho Certo. lasciato fare, me lo portano avanti così. Se quello vince, gioca bene, a un certo punto cerchiamo di perfezionare il tuo gioco nel complesso, insomma, dai, il Ascolta discorso è questo. Robby, io ti ascolterei per ore, lo sai, e lo facciamo quando facciamo le nostre trasferte in macchina, ho il privilegio di ascoltarti spesso. Vorrei capire qual è la differenza attuale nei rapporti tra gli allenatori. Cioè, tu mi racconti di anche condivisione di esperienze 30 anni fa con degli allenatori che adesso mi sembra si stia un po' perdendo questa voglia di condividere tra allenatori. Tra noi nel Lazio parlo, ma anche in generale, diciamo, c'era molto accordo tra allenatori, ma a tutti i livelli, insomma, sia informativo, sia di collaborazione. Adesso purtroppo è entrato in gioco il dio denaro, per cui tutti cercano di screditare il concorrente. Io non devo fare guerra a nessuno, per fortuna non ho bisogno di screditare, però ecco, è vero delle cose, secondo me. Due cose che sono nettamente sbagliate, non vorrei essere apodittico, diciamo, no? L'allenamento quantitativo invece qualitativo. Cioè, non è che fanno un allenamento 50 palle dell'A, 100 dell'A e così via, ma invece deve pensare a come viene la singola palla. Nella partita tu hai una palla che devi sfruttare, non 50. E se non ti sbrighi, il punto non lo vedi. Capito il discorso? Anche Francesco Manneschi ci ha tenuto a sottolineare questo aspetto di fare un lavoro più di qualità rispetto alla quantità. Invece adesso, no, si dice sempre ai ragazzi che per arrivare a un certo livello, per essere competitivi a livello internazionale, devono giocare 6-7 ore al giorno, tutti i giorni. Questo ha anche allontanato dei giovani dal nostro sport, no? Che improvvisamente dalle 6-7 ore al giorno per 30 giorni su 30 hanno smesso. Ecco. Allora, secondo me, quello che dici te, quello che prima ha detto anche altri, Valentino Piacentini, che abbiamo avuto il piacere di ospitare, insomma, è lavorare anche sulla qualità. Ma non solo, Soprattutto. ieri mi pare, c'era Giorgia Piccolin quando c'era, l'altro ieri, L'altro ieri. Sì. che lei si allena all'estero, sottolineava un po' di diversità nella maggior varietà e fantasia che adesso manca con questi nuovi materiali e si gioca molto più libero, molto più tipo partita con schemi meno rigidi per favorire un po' di più le variazioni e la fantasia che adesso manca, cioè non solo forza fisica, non solo 1000 topspin nello stesso punto. Vabbè, ci sarà anche quello, voglio dire, cioè, parte di allenamento per fare la precisione, la ripetitività del colpo, però penso che sia chiaro che tu vedi il discorso qualitativo sicuramente superiore. Sì, non è possibile. Vedo allenamenti che si annoiano, sti poveracci, due di qua, un po' di scambi di rovescio, poi è una palla sul dritto, magari l'avessero fatto allora. È chiaro che adesso gli metti la palla sul dritto, te sparano sopra, capito? Cioè, allenamenti devono cioè, questa è almeno la filosofia. Gli allenamenti devono rispondere alle esigenze della partita. Non devi fare le cose che in partita non dovresti fare mai, capisci? Devi dire in partita che cosa avviene, questo. È chiaro che purtroppo cioè, se diverte poco perché quando cerchi subito, costruisci il gioco per la chiusura in breve, alla prima occasione libera, chiaramente, l'allenamento, cioè la sequenza è un pochino più corta, però in partita avviene questo, è inutile provare delle cose che non devi fare. Cioè, devi essere mentalmente preparato ad aggredire, a sfruttare la minima occasione che tu hai, capito? Questo non si fa. Poi anche, guarda, io mi ricordo giocatori di una certa età, diciamo, faccio per dire, ma che andavano, per esempio,
Giortella si divertiva a fare i servizi in tutti i modi, li sapeva già fare, ma si divertiva. Provava tante volte a fare un certo tipo di servizio. Per non parlare degli altri, tutti gli altri, diciamo, si allenavano sulla palla tagliata, risposta corta, l'apertura, tante cosette, ma stavano ore a fare delle sequenze, diciamo, che sono quelle che poi capitano in partita, capito? Adesso no, si fanno lo schema è diventato un... si fa anche questo, attendiamo, non vorrei essere eccetera in senso contrario, si fa Come il tutto, discorso lo dei schema. Tospin, è come per il discorso dei Tospin, si fa quell'abbraccio teso, si fanno tutti i tipi di allenamento che poi penso anche giustamente in base non solo a quello che succede in partita, ma anche per quali sono le caratteristiche di ogni giocatore che sono spesso quasi tutte diverse l'uno dall'altro. Guarda, io mi ricordo di aver letto, era sulla réclame credo de Mourinho, de Rackete, c'era un'intervista a Glenn Ost, quello svedese famoso, no? Quello Certo. del campionato mondiale che vinsero, no? E parlava in generale, diceva per i piccoli, movimenti lunghi, dopo gli inseriamo il movimento corto. Inizialmente piano, poi forte. C'è una certa progressione, vedi? Capisci? Questo lo diceva gente che giocava a tutt'altra maniera di quella mia, diciamo, come impostazione di gioco, no? Però per i giovani, questi dimenticano, prendono un ragazzino e lo vorrebbero farlo giocare come gioca un cinese, un giapponese di questi qua, ma non può, bisogna arrivare per gradi. Adesso si pensa a vincere subito, non dopo, capito? C'è la progressione, scordano che c'è una progressione. Una volta, anche già nella formazione giovanile, si faceva un piano, cioè questo all'inizio, noi dobbiamo arrivare in un altro punto, ci dobbiamo passare attraverso mesi di allenamento, si arriva ad un altro punto. Traguardo più imminente, capito? Invece non no, che sei un giocatore interessante, te lo devi curare, ma ne vedo tanti, guarda, ne vedo tanti bravi. Ne vedo tanti bravi. Voglio dire, ma mi dispiace, dico peccato, dico Non si non sfruttano gli averlo io attacchi. uno timido. Non Ecco, averlo io uno timido. io voglio farti sbilanciare, diciamo, due giovani che probabilmente hai visto nei tornei giovanissimi. Trevisan e Fasoli, hai visto i tutti e due? Sì, l'ho visto. Beh, ecco, Trevisan l'ho visto molto bene perché ci ho pure giocato. Ci ho pure giocato perché è figlio di un allievo De Marzio. Ci ho giocato pure io. I DOP adesso l'hanno sistemato. Prima faceva il top normale, diciamo. E sì, Sono due ancora non li speranze, posso valutare. sono due Mi speranze. piaceva molto quel pollino di Torino, là che lo vedo ogni tanto, là, cresce come un fungo, no? Era molto bravo, c'erano belle cose. Boccaccia si chiama, Ah, sì, si Costassa. chiama Ballino, Ballino Costassa. Ballino Costassa, Ballino Ballino Costassa, Costassa, sì. sì, che è molto alto, Quella, molto alto. adesso sì, l'ho visto ancora un paio d'anni fa, bravissimo, insomma, quello era uno che, vedi, boh. Poi non lo so, insomma, però ripeto, i progressi tecnici, bisogna fare i progressi tecnici, sono bravissimi, hanno velocità, hanno anche durezza, concentrazione, queste cose qua, però è importante anche perfezionare molto la tecnica, saper fare qualcosa meglio degli altri e allenarsi cercando di fare meglio un colpo di quanto lo si faceva prima, capito? La Roberto, perfezione del colpo lo si una cerca. curiosità, tu hai dei libri sul tennis tavolo a casa? Ne hai diversi? Sì. Quali Sì. sono quelli a cui ti sei ispirato? Io voglio ricordare che Roberto anche ha scritto libri sul tennis tavolo e secondo me questa è una delle più grosse mancanze
degli ultimi 20 anni. Pochissimi hanno scritto sul tennis tavolo in Italia, a iniziare appunto dai tecnici delle nazionali, ovviamente. Ma insomma, volevo sapere a chi ti eri ispirato, quali erano i testi a cui sei più affezionato, diciamo. C'era un libro che era Stoll di tennis tecnica, la tecnica del tennis da tavolo, adesso non mi viene, Non piccola era, amnesia, però. Radivoj Udets, Radivoj Udets, Ok. questo Ah, è il lo miglior libro che ho conosco, quindi. visto. Il Bene. nome, sì, il nome l'abbiamo sentito, il nome si è sentito, però No, chiaramente sono libri che hanno in pochi. sarebbe importante scrivere, ecco, questo è l'invito che io faccio ai tecnici italiani, perché va bene fare stage, va bene fare allenamento tutti i giorni, però bisogna anche cercare di divulgare la propria conoscenza. Quindi io, questo è un invito che ho sempre fatto a qualunque tecnico con cui sono venuto. Ascolta Roberto, io oggi ho sentito una persona alla quale ho ricordato se aveva tempo per riuscire a collegarsi perché stravede per te e io stravedo per lui perché quando abbiamo cominciato a giocare a ping pong e poi io alla fine faccio il dirigente o un po' il tecnico, diciamo, accompagnatore. E mi piacerebbe molto che anche tu lo salutassi perché lui ci tiene molto e si chiama Tonino Pari di Rimini. Che Tonino Pari, è Tonino tu Pari, pare che Tonino non lo Pari. Ecco, conosci, eh. no, no, lo so Certo. che lo conosci perché vi incontrate ogni tanto ai tornei quando lui accompagna quelle poche volte che può, perché i ragazzi sono sempre un pochino meno quelli che può seguire, però Tonino Pari ci tengo a salutarlo anch'io, ci sta sicuramente seguendo perché l'ho sentito poco, gli ho scritto poco fa. E quando noi ci siamo avvicinati per noi al ping pong, per noi in Romagna c'era lui era quello che era più vicino a voi del movimento degli istruttori, dei tecnici, capito? Quindi lo ricordiamo tutti con affetto, come sicuramente con lo stesso tipo di affetto con cui tutti quanti a Roma seguono te, o come No, magari a in tutta Senigallia, o Italia, in come tutta magari a Italia. Senigallia. Come magari la scuola di Senigallia segue Enzo, chiaramente, cioè sono quelle, siete quei personaggi che vogliono dire tutto per gli appassionati. È un appassionato, Tonino, quale io sono affezionato anche, ed è anche bravo perché lui effettivamente aveva una pazienza con i ragazzi notevole, diciamo, no? Molto, Più della molto. mia, quindi Ma dico che quello che rimpiango adesso è il fatto che non ci sia una costruzione di quadri italiani, capisci? Creare un dialogo fra gli allenatori. La formazione giovanile alla quale io aderì, così, non dico di malavoglia, ma con un certo scetticismo. Allora era quello di creare, lo dico la scuola italiana, non esageriamo, ma perlomeno una comunione di intenti, no? Una relazione fra tecnici, una relazione di tecnici fra giocatori, capisci? E l'avevamo creata. Pensa quanti giocatori sono venuti fuori di questi che adesso ancora girano nella formazione giovanile, quanti? Anche la Laura Negrisoli non cominciò là. La Laura Negrisoli in uno stage all'Aquila imparò il toppo da dritto e di rovescio. Ti parlo di una giornata o quasi, eh? Erano momenti Certo, fondamentali, dici te, questi, di crescita per gli allenatori e anche per i piccoli. esatto. Anche lo stesso Quarantelli accompagnava un ragazzo di quelli che partecipava, c'era un raduno. C'era il contatto tra i tecnici nazionale e diciamo le società e qui tutto l'entourage dei giocatori. Questo non si è fatto più perché adesso purtroppo c'è uno che dice io sono il verbo. Uno, non so, cambiano nel tempo, no?
che dicono il verbo sono io. Non è che ti spiegano perché devi fare certe cose, devi fare queste cose perché te l'ho detto io. Insomma, ma, insomma, È un po' andiamo poco, piano, ecco. un po' poco. È un po' Quindi poco. qui Floriana ci ricorda che secondo lei, e forse secondo Fabio anche, Vallino somiglia a Giontella come gioco? Hai trovato delle somiglianze a Roberto Ma Piccolo? è difficile, sai, è difficile fare paragoni, eh? È difficile fare paragoni. Senti, di tutti i giocatori, adesso dico una cosa, ti faccio una domanda che scontenterai molti, però di tutti i giocatori che hai avuto, qual è che ti è rimasto particolarmente nel cuore? Adesso tu, io so che hai un ottimo rapporto con tutti, perché giro da 40 anni io e parlo un po' con tutti. E come fare? Cioè, dico che a parte le questioni tecniche, te posso dire quello che è più o meno bravo, ma li conoscete già, è inutile che dicono, sapete già quanto valgono questi giocatori, ma sotto l'aspetto umano è difficile fare anche una minima differenza da quelli che sono stati con me. Sono Che tutti nel potrei tuo cuore, dire? Sì, tutti nel tuo cuore. Ce n'è un diciamo che il altro che tipo ti di saluta, Riccardo Patini ti saluta anche. Ah, Riccardo, sì, capirei. Tanti ricordi con lui. Ne Lui ricordo un veramente torneo. rimesso. Dimmi, dimmi. Mi ricordo che in un torneo lui era poverino, veniva da Cassino, quindi doveva fare molta strada per venire da me, no? E qualche cosa non ho avuto tempo di insegnarla a fondo perché il tempo a disposizione era poco. Allora, quando faceva i tornei, i primi turni erano duri. Non si riusciva a passare i primi turni, non perdeva con nessuno. Alla Non distanza perdeva con nessuno. era un diesel, Sì. alla distanza veniva fuori. No, c'era qualcuno, c'erano altri nomi, là, quello dico, guarda questo, questo. Dice, ma a me mi sembra che fa niente di particolare. Dico sì, ma il fatto che tu non hai... Quello non hai guardato una cosa, quello non ha sbagliato una palla. Era Capito? regolarissimo. Se tu non sbagli una palla stupida, diciamo, non la sbagli, tu non perdi. Mi ricordo Stefano Bosi, per andare ancora più a ritroso, in un incontro del doppio, erano passati 10, non aveva fatto uno sbaglio, ma non ti parlo una palla rete, ma una palla che non fosse stata passata in maniera giusta proprio. E come fai a perdere? Perché punti, fai il bel punto, poi alla fine i conti non tornano, capito? Riccardo dice: Racconta. racconta quando mi hai fatto trovare il gesso che mi hai messo all'avambraccio per farmi fare il top a braccio teso. È vero, però guarda, ti dirò che effettivamente in quel momento lo faceva un po' troppo stretto, non è che l'ho costretto a. Poi c'è stava l'allenatore dopo, diciamo, Martini, che però l'ha rimesso in riga, che io mi ero quasi rassegnato, dico, a tenerlo così. Invece lui ha insistito. Quindi... Senti, E poi si è aggiustato. vogliamo dire che hai anche un'altra passione, e oltre i libri che scrivi e che poi sono stati pubblicati negli anni anche dalla federazione, tu hai anche un'altra passione e scrivi anche lì sulle riviste specializzate, ho letto degli articoli. Vogliamo La dire qual è? pesca? Direi di sì. La pesca? Ma tornerai a pescare questo coronavirus, Questo almeno bisogna glielo chiedi all'amico vostro lì, come si una chiama, barchetta Conte. da Ma... solo. Il nostro Adesso si presidente può andare. da oggi Adesso si si può. può andare, però. Però Senza non posso arrivare a grado, ma se fossi a grado potrei andare. Da ieri potrei E andare. allora mi sa che tu, appena ci si potrà trasferire, mi sa che. È bello che non possiamo neanche giocare a piposa, rebus sic stantibus, caro mio. Lo so. Eh sì. Sono di oggi le nuove norme. Vedremo nei prossimi mesi. Robby, Vabbè. io ti ringrazio. Ci hai fatto ricordare il passato, ma sei stato anche attualissimo.
con tutto il discorso tecnico. Ti ringrazio e ti auguro una buona serata e sicuramente ci vedremo sicuramente per le prossime manifestazioni, Robby. Beh, qualche Un abbraccio. occasione, speriamo. Bene. Un abbraccio, Virus per me Roberto. dello. Ti salutano Ciao, tutti grazie. in Saluto tutti chat, quanti. Ciao, arrivano decine e decine di tuoi ex giocatori. Ciao Roberto. C'è qualcuno Roberto. ce l'ho. Ciao.